Ciao ragazzi, benvenuti qui sul mio canale Umberto Ronco o se mi stai seguendo da guitartechnician.blogspot.it. Oggi voglio darti 5 consigli utili per migliorare molto i tuoi assoli. Ma prima di andare a vedere i 5 consigli, ti prego iscriviti al canale e lascia un like. La tua iscrizione è incredibilmente importante per gli youtuber, un po' per la morale e un po' perché ci aiuti ad avere il potere di continuare a fare video assolutamente gratuiti tutte le settimane. Il primo consiglio che ti do suonerà veramente banale, ma è uno dei consigli più sottovalutati in realtà dai chitarristi, ovvero fai bene i bending. La differenza tra un chitarrista che fa bene il bending e uno che lo fa male è lampante all'orecchio. Quindi, attenzione, posso darti un consiglio però su come farli meglio. Allora, prima di tutto, mettiamo caso che siamo in pentatonica e vogliamo fare il bending all'ottavo tasto, raggruppiamo le tre dita e diciamo di fianco all'anulare che andrà a eseguire il bending, non posizioniamo il nostro anulare a metà o all'estrema sinistra del tasto in cui andremo a fare il bending, ma cerchiamo di metterci il più vicino al fret esterno della nostra posizione. E da qui, facendo leva con il nostro pollice, andremo ad eseguire il bending. Questo vale per tutte le posizioni di pentatonica su cui faremo il bending. Il suono che dovremmo cercare di imitare si trova, come in questo caso, ad un tono di distanza, quindi due tasti. Questo è il suono che dovete produrre con il bending. Quindi, arrivati qui, ok, se sarete troppo, tirerete troppo in alto, andrete a sconfinare a questa nota. Oppure se tirate troppo poco, andrete a finire su questa nota. Non limitatevi ad imparare il bending a un tono di distanza, ma cercate di fare tre esercizi: il bending di un semitono, il bending appunto di un tono e il bending di un tono e mezzo. Molto importante perché sono tre bending che troverete in gran parte degli assoli, soprattutto un tono e mezzo se fate i Pink Floyd, per esempio. Il secondo consiglio ha a che fare con i bending ed è: aggiungi delle note durante i bending, ovvero, per esempio, prendendo questo fraseggio, cosa ho fatto? Ho fatto un bending, sotto ho aggiunto durante il bending, questo continua a risuonare mentre io suono questo, e faccio il release. Ok? Posso aggiungere sia questa nota che questa, o posso aggiungere tutte e due. Ok, chiudendola, siamo sempre in pentatonica di là. Ottimo ed è divertente. Lo possiamo anche fare, per esempio, a 7 mettendo il mignolo 8. E ha un suono un po' country, lap steel, se vuoi. Ma è molto divertente e secondo me darà anche un po' di colore ai tuoi assoli. Terzo consiglio: lavora molto sugli hammer-on pull-off. Che cosa sono gli hammer-on pull-off? Vuol dire in inglese hammer-on martellare, quindi con una plettrata eseguiamo due note, e pull-off, sempre con una plettrata, tiriamo via il nostro dito. Ok, sempre come ho detto prima, le note cerchiamo di suonarle vicino al fret perché si fa meno fatica. Ricordatevi, mai sopra il fret. Ok, se diventerete bravi potrete farlo anche senza dover fare una plettrata ogni due, ma
Questo vi aiuterà tantissimo nella velocità, quindi il mio consiglio come esercizio numero uno è fare almeno un pull-off su tutta la pentatonica. Ok, questo vi aiuterà tantissimo quando dovete fare dei fraseggi veloci che magari vogliono essere anche espressivi. E fare, per esempio, questi passaggi molto veloci ed espressivi che hanno un po' di ghost note, se vogliamo, all'interno. Quindi mi raccomando, Hammer-on pull-off. Quarto consiglio. Usa i double stops. Che cosa sono i double stops? Faremo, penso, una puntata a parte sui double stops, ma fondamentalmente è suonare due corde insieme. Invece di fare questo fraseggio, ok, sentite? Quindi 5, 7, 5, 5, 7, 5, 5, 7, 5, e poi, per esempio, chiudiamo a 8. Suoniamo due corde insieme. Questa è una cosa che usava molto Hendrix, ok? Quindi prendiamo per esempio 5-5 sulla corda di Sol e di Si e facciamo la stessa cosa di prima, ma stavolta suonando appunto queste due corde insieme. Sopra uguale, sempre suonando invece stavolta la corda di Re di Sol. Poi sopra, stessa cosa, suonando la corda di La e di Re. E poi qui possiamo o chiudere in Do, per esempio, questo era in Do maggiore, quindi. Oppure fare un'inversione. Questo è un altro modo di fare Do, ok? Tonica, terza maggiore, quinta, sì, quinta e di nuovo terza maggiore. E voilà, quindi usate anche i double stops. Quinto e ultimo consiglio è impara ad arpeggiare gli accordi della tua canzone. Quindi, l'arpeggiare non intendo dire questo modo, perché più o meno quello lo sappiamo fare tutti, ma intendo dire arpeggiando, staccando le note presenti all'interno dell'accordo, ovvero prendiamo il caso di La. Fare questo lavoro. Oppure, se il nostro giro è La, Re, non lo so, Mi settima, Re settima, La, un giro tipicamente blues, potremmo fare questo. Una buona idea per visualizzare le note che sono presenti all'interno dell'accordo che stai suonando e che quindi andranno molto bene in caso solista. Spero che questo video ti abbia aiutato un pochino ad aggiungere qualche tassello alla tua chitarra solista. Se ti è piaciuto, ti rinnovo ancora l'invito a iscriverti al canale e a schiacciare il like e la campanellina. Noi ci vediamo la settimana prossima, martedì, con una recensione di chitarra e il venerdì invece con un'altra video lezione breve. Ciao!